Dai, mo, nuota della nonna, vai! Vuoi che andare in nuota, vieni! Sì. Vuoi piedini, vuoi piedini! Bella! Brava! Brava! Buongiorno! Buongiorno. Che stai dicendo? Stavo dicendo tutte le piscine di Carisiland che ci andiamo oggi. Ti piace Carisiland? È sì. Bello, vero? Preferito. E dai, sbrigati a fare colazione che si parte. Allora, eccoci qua, stiamo andando. Emma è già lì con i nonni, con la zia, gli zii, tutti. Si sta già divertendo. Noi siamo partiti un po' più tardi perché non ho potuto lasciare i cani prima, perché è vero che loro stanno al fresco col climatizzatore e tutto, ma una giornata intera non me la sono sentita. Di solito gli altri anni lo facevo, quest'anno no, ho fatto un po' da mamma chioccia, ho controllato pure i cani di mia mamma. Adesso da luna arriviamo tipo a luna, fino a stasera penso rientreremo per le 8, quindi va più che bene, tanto andare a prima mattina non è che cambia, tutto un pomeriggio insomma è abbastanza. L'importante è che Emma si sta divertendo, che sta lei là, che è per lei che, no, che lei gli piace tanto. E niente, adesso portiamo anche Brando, mo pranziamo, andiamo lì, pranziamo che stanno facendo la carne alla brace e poi diretti in piscina fino a stasera in ammollo. E niente, poi vi faccio vedere quando sto là, faccio qualche ripresa. Ecco qua, siamo arrivati. Ora siamo arrivati. È buono, questo non è cocco. Stiamo facendo la brace. No, il vino di Carisiland, bello, qua l'avete preso? Anna, bella qua, un brindisi. Facciamo un brindisi. Dopo il tuffo ci dobbiamo fare. Ci facciamo uno scivolo dopo, ma quali? Quelle là dei bambini? No, è impossibile. Chi è? Quella colorata a 4. Di l'asta? No, di qua. No, quello diretto a 4, quindi ci facciamo male. Veramente mi sa che c'è il limite massimo di peso, l'altra volta per quello non l'ho fatto. Mi sa di no, no, è vero, perché l'ho letto io l'altra volta. No, ma a me la pizza di pasta non l'ho già mangiata. Perché no? Me la mangio dopo, l'ho già mangiata. E se no mi salto subito, non assaggio le altre cose, scusa. Stiamo facendo qualche assaggino. Parmigiana. Assaggiamo. Saluta Brando! Ciao! Ma saluta! Gira! Attendiamo lo spettacolo. E la crepa. E la crepa alla Nutella. Solo per oggi, domani. Insomma, c'è la luce. Sì, perché è rotto lo schermo. Ciao. Attendi lo spettacolo? Sì. Giornata è finita. Emma, ti sei divertita? Sì. È stato bello, vero? Ciao, Brando. Andiamo, andiamo. Ragazze, siamo a casa, io sono stanchissima, proprio cotta. I miei figli non mollano la presa, però ora ve li faccio vedere. Io sto proprio mezzo addormentata, questi stanno super carichi. Eccoli qua che stanno cenando, i dinosauri. Sì, io ho portato il tavolino di qua. Bravissima. E stanno cenando insieme, bravi. Ho preso la tovaglietta del mobile. Buon appetito. Grazie, ciao. Ciao. Buongiorno, allora siamo al giorno dopo, scusate ma ieri ho registrato pochissimo, ma io quando vado in piscina è come quando vado al mare, so quando entro nell'acqua, non so quando esco, in realtà non sono mai uscita, sono uscita solo per fare il cambio piscina, cioè proprio, quindi il telefono non ho proprio usato. Se avete visto quei piccoli video me li ha fatto mia sorella, mio fratello, io proprio quasi zero. Se non appena arrivata che abbiamo mangiato, che stavamo nella pinita, che poi come sono arrivata sono andata a tuffarmi, poi sono tornata, abbiamo mangiato, che loro stavano grigliando la carne, come abbiamo finito non si è capito più niente, sono andata direttamente in piscina fino alla sera, fino a che poi ci hanno detto dovete uscire col terzo fischio, l'allarme e quant'altro, solo in quel momento io sono uscita. Quindi non ho proprio ripreso niente. Quando ho preso il telefono non stavo in piscina, ecco perché, ma già lo sapevo, immaginavo.
Infatti, non so come fanno le persone che vanno in vacanza, che vanno a divertirsi, che stanno sempre a riprendere, riprendono punto per punto. Io non riesco, raga, perché io mi godo la giornata ed è giusto così. Se stai col telefono tutto il tempo a registrare, non te la godi la giornata. Quindi l'ho proprio mollato e ogni tanto lo controllavo per le chiamate, per qualcosa, però è stato troppo bello. Io ve lo consiglio assolutamente. Adesso c'è un altro parco acquatico che vorrei provare, quello Egnazia, che è a Fasano. Ho controllato e sono 54 minuti di auto, quindi più o meno stiamo lì. Non è tanto lontano, perché pure ieri ci avevo messo un'oretta per arrivare, anzi un'oretta e 10 precisamente ieri. E bello, bello, bello. I prezzi sono accessibili a tutti, con lo sconto pagate 14 euro a biglietto se condividete sulla loro pagina quella Marco Carrisi Official, qualcosa del genere. Andatela a cercare, c'è lo sconto di 3 euro sia da Instagram che da Facebook. Se voi condividete la pagina, loro vi applicano uno sconto all'ingresso, quindi viene 14 euro a biglietto. I bambini piccoli non pagano, i bambini mi sa dal metro di altezza pagano ridotto, e anche i disabili pagano ridotto. Sta cosa non l'accetto molto, perché secondo me le persone, i bambini disabili dovrebbero entrare gratis ovunque, non pagare un ridotto. Però va bene, non voglio fare la polemica, la farò più avanti quando avrò io i problemi, perché attualmente Brando non mi paga da nessuna parte, essendo piccolino, essendo che lui sta ancora nel passeggino, non mi fanno pagare da nessuna parte, a parte qualcosina dove ci sono spettacoli per bambini, dove è là per forza. Però comunque, detto questo, siamo stati benissimo, le piscine sono stupende là. L'unica cosa, che c'era troppa gente essendo di sabato. Io non amo mai andare nei fine settimana in questi luoghi, ma nel momento in cui mio fratello è venuto solo per 5 giorni ci vai, nel senso che poco importa, no, l'importante è stare insieme e divertirsi. Sono stanchissima ancora, perché comunque la piscina ti stanca tanto, e poi ti fai chilometri, perché là è immenso, quindi da una piscina all'altra, perché ci sono le varie isle, si dice isla? Isle? Non lo so. Comunque ci sono le varie piscine dove puoi andare, c'è l'idromassaggio, ci sono le cascate, poi fanno le onde, comunque è molto molto bello. Per chi non fosse ancora andato, andate, ve lo straconsiglio. E poi è bello perché ci sono varie zone d'ombra, quindi tu non rischi di bruciarti. Come vedete, non mi sono assolutamente bruciata, e perché comunque anche nell'acqua ci sono le zone d'ombra, ci sono appunto tipo delle pietre finte, come dire, non so come spiegarvi, dove tu ti appoggi e sei all'ombra. Anche quando fai le onde, per esempio, che balli nell'acqua, ci sono le zone d'ombra, quindi anche per i bambini tu non stai solo al sole come al mare, che per esempio si è l'ombrellone ma non regge nulla, perché lasciano proprio delle zone d'ombra fatte bene. E poi c'è la pineta, quindi tu nell'orario di pranzo te ne vai, nell'orario più caldo te ne vai in pineta, oppure ci sono proprio le zone dove ci sono gli alberi anche vicino alla piscina. Insomma, è fatto bene, quindi è completamente diverso da una giornata al mare, che purtroppo è l'ombrellone, quello è, a meno che non te ne vai appunto nelle zone dove ci sono le pinete, che tu tipo qua ci sta una parte dove ci sono le pinete, tu ti fai il mare, poi te ne vai in pinete e poi torni al mare. Si può fare anche così. E niente, ho parlato pure un po' troppo, ma volevo spiegarvi un po' la mia bellissima giornata. Siamo stati benissimo, quindi da rifare un'altra giornata così. Oggi è domenica e oggi pranziamo insieme, e poi in teoria devo andare al mare, me ne vorrei andare un paio di orette, anche se sono stanca, però poi domani non vado e quindi vorrei andare oggi. Io vi saluto, vi mando un bacio e ovviamente vi aspetto al prossimo video. Ciao!